Eccoci molto bene con i Camillas, Michele Panzieri e Andrea Medri. Ti ho visto io, un'anteprima delle migliori serie che trovate in TV, Netflix, eccetera. Ti ho visto io l'anteprima di quello che è giusto guardare, sì, da Netflix. A canale 5. Ciao nonna. Ciao Renata. Vai. Ragazzi, novità su novità. Ci stiamo anche un po' stancando delle novità. Sì. Infatti è stato recuperato un vecchio film mai uscito, dell'89, sì, che finalmente vedrà la luce. Bene. È un film che uscirà a gennaio, febbraio, anche ottobre, su Rete 4 Premium. Cioè, ma non c'è. Direttamente, c'è. Devi cercarla dentro. No, è dentro. Tra l'altro in collaborazione con Radio Linea numero 1. Ah, ok. Una coproduzione. Una coproduzione. Remo, tra le tante novità, questa non ce l'ha. Sì. Ha raccontato la di una sede su Pesaro. Esatto. Sì, sì, sì. Rai collabora, grossi investimenti, e di aumenti di stipendio, tra l'altro. Però, ok, prego. C'è la Rai che collabora con la Francia, Rete 4, collabora, sì, cioè, con Radio Linea numero 1. Okay. Sì, vai. Ma veniamo alla storia, al titolo, sì, della storia, vai, del film. Gemel. Gemel è un film, appunto, che narra la storia di due gemelli, Carlo e Carlo. Anche il nome è uguale. Sono gemelli. Che cazzo c'entra il nome? Che cazzo vuoi? Fallo finire. È gemel. Aspetta. Che cazzo dici? Vai. È gemel. Vai, Zago, vai. Carlo e Carlo. Sì. Che vivono una vita abbastanza serena. Tra scommesse e domeniche in chiesa, tra mogli bellissime e caccia alle tortorelle, tra veloci agguati e rapine per strada, e birre con i figli al pub sotto casa. Ah, ecco. Sano. Ma a un certo punto compare Carlo, il terzo gemello. Ah, sono tre, hai detto. Okay. Carlo, anche lui. Che loro ovviamente non sapevano di avere, e che infatti ha i capelli più lunghi rispetto a loro. Ah. E allora decidono di bersi una birra tutti insieme. Ah, ok. Quindi adrenalina pura. Che filmone, eh? Che bel perdere. Programma Gemel, Gemel. Poi vai, Ruben. Io invece ho passato la settimana scorsa con Eldorado Manila, questo ragazzo che si sta un po' lanciando nel mondo del cinema. Sì. Ed Eldorado, per Eldorado Manila Production, è riuscito a comprare i diritti del più importante serial in arrivo qui in Europa. Sì. Il serial si chiama Gola ed è una 12 puntate tutte dedicate al dramma degli sciroppi e della tosse. Ah. E gli sceneggiatori sono un po' quei due, adesso non ricordo bene il nome, però sono due sceneggiatori americani che hanno un po' riportato i supereroi a una dimensione di vita un po' più ordinaria, no? Sì. Hanno fatto quelle due serie che sono andate in onda su Fox il mese scorso, Tendine, che era quella dell'uomo ragno, sì, che fa fatica, che la tendinite, no? Che c'è lì così, sì, e c'ha questa crema antinfiammatoria, sì, un po', sì, questo rapporto, sì, con questa crema così. È la svolta dei supereroi, certo. Otite invece è Superman che ha paura dei cotton fioc. Quindi lui entra in bagno, ma poi volando l'Otite c'è stato, così. L'aria. Ecco, questi qui hanno fatto questa nuova serie, il nuovo filone, certo. Vedi però un attimo come subito Gola è ambientato nella sala d'aspetto di un medico, e quindi ci sono tutti questi anziani che raccontano di quello che fanno a casa, e quindi ci sono questi flashback, l'anziano che porta a spasso il cane, c'è anche del neorealismo, la moglie che chiama è pronto, ma lui non sente, tanta adrenalina, tanto, che non mangia e muore. No. E ogni tanto Ruben. Ogni tanto ci sono questi colpi di tosse che creano un po' discontinuità nella narrazione. Certo. Ed è molto bello. C'è questo gioco di sguardi poi tra quelli seduti lì nella sala d'aspetto del medico, che c'è delle scene. Certo. C'è, cioè, Bergman. Ciao. Sì. Ah, sì. Gola. Eldorado Manila Production. Eldorado Manila Production. Eldorado. Bene. Ah, fratello Andrea, Eldorado. È famoso, come fai a sbagliare? Scusate. Un nome comunissimo. Ti ho visto io l'anteprima di quello che è giusto guardare da Netflix a canale 5.